Ciao a tutte e tutti. La scorsa settimana la Banca Nazionale Svizzera ha deciso per la seconda volta quest'anno di abbassare il tasso di interesse di riferimento portandolo all'1,25%. Questa decisione è stata presa in risposta a due fattori principali. Da un lato l'inflazione contenuta in Svizzera e dall'altro un apprezzamento del franco svizzero dovuto alle attuali instabilità politiche in Europa. Ma cosa significa tutto questo per il mercato immobiliare svizzero e ticinese? In termini pratici, le ipoteche SARON sono già scese dall'1,46% all'1,20% in questi giorni. Questo avvicina le ipoteche a tasso variabile a quelle a tasso fisso, rendendo entrambe le opzioni di finanziamento più equilibrate. Il calo del costo del finanziamento per l'acquisto di una casa è una buona notizia per chi è interessato a comprare un immobile. Dopo il recente rallentamento del mercato immobiliare, questa riduzione potrebbe stimolare la domanda, favorendo chi vuole entrare nel mercato immobiliare. Tuttavia, è importante ricordare che la riduzione del tasso di interesse di riferimento è di solo 25 punti base. Questo significa che, sebbene ci sia un beneficio per la domanda immobiliare, non possiamo aspettarci un'improvvisa impennata. La ripresa sarà graduale. Grazie per aver guardato questo video e a presto!